Ci occupiamo adesso dell'altro importantissimo elemento essenziale del negozio giuridico e quindi anche del contratto, per chi ha dei testi universitari che parlano solo del contratto e non del negozio. La volontà. La volontà è rilevante nel negozio giuridico perché deve essere voluta, come abbiamo già detto molte volte, il negozio giuridico deve essere voluto non solo nell'atto ma anche negli effetti. Quindi un vizio che riguarda la produzione degli effetti del negozio giuridico, cioè nel senso che soggetto non voleva quegli effetti che poi si sono prodotti, porterà, secondo le situazioni, alla nullabilità del negozio giuridico stesso. La mancanza della volontà rende il negozio giuridico completamente nullo. Per esempio, quando la dichiarazione è stata fatta per insegnamento o per gioco, quindi io per insegnare, docendi causa, quindi posso fare una dichiarazione, dico facciamo conto che io compri la tua casa, queste cose qua. È chiaro che non c'è proprio la volontà di farla quella dichiarazione e questa mia dichiarazione è comunque nulla, ma lo sarebbe comunque perché poi l'ho fatta oralmente e non in forma scritta. Altre volte quando la dichiarazione è fatta per scherzo, anche se poi bisogna vedere se era evidente che si trattasse di uno scherzo o meno. Ancora la nullità del negozio giuridico l'abbiamo per mancanza di volontà. Quando abbiamo la violenza fisica, la violenza fisica è quella assoluta, cioè non la violenza dovuta a minaccia, ma la violenza che si ha con una coartazione assoluta del corpo del soggetto. Si fa spesso l'esempio di chi viene costretto a firmare un contratto costretto dalla mano altrui, quindi prendo la mano della persona a cui voglio farlo firmare e con la mia forza lo faccio firmare con la sua mano. Ovviamente questa ipotesi però è fuori dalla realtà. Perché se un soggetto prende la mia mano e mi fa firmare, tal più posso fare la firma sua e non la firma mia. Però questa è ancora un'ipotesi che si porta molto nei manuali di diritto privato, specialmente in Trabucchi ne parla ancora. In realtà questa ipotesi si riferisce al diritto romano, perché nel diritto romano gli atti si concludevano con un sigillo e questo sigillo era posto sopra un anello. Quindi chi voleva fare questa violenza prendeva la mano del contraente, chiamiamolo così, e con la forza gli faceva imprimere il sigillo. Ed ecco si spiega come mai c'è ancora questo esempio di violenza fisica assoluta che porta alla nullità del negozio giuridico, dove qualcuno prende la mano del contraente e lo fa firmare. Ipotesi che ovviamente andava bene nel diritto romano, ma ad essere ripetuta quasi per un vezzo, vorrei dire.